Bella ragazzi, qui è un nuovo video con Fabi, e Matti, e siamo su Minecraft questa volta per illustrarvi la nostra casa, il nostro bel giardinetto che ho naturalmente costruito io, non questo qua. E iniziamo subito con un'enorme imponente Coca-Cola che ho costruito io, molto bella, quelle nuove con la stupella T. Proseguiamo con il laghetto di merda. Non vuol dire niente naturalmente, Matteo? No. Qui ho la coltivazione di canna da zucchero, anguria e tutto insieme. Quella di cactus. E lì ho quella con il grano. Allevamento di porchi e di mucche dietro la casa, che è questa, che vi faremo vedere dopo. Ho l'allevamento di polli e di pecore. Come Fabio? Allora, qui ho costruito uno SpongeBob gigante che è stato vedere dal retro. Ecco questo, lo SpongeBob gigante di cui vi parlo e ballavo. E lì c'è l'area di tiro con l'arco. In questo momento sono in creativa per questione di comodità. Tiro con l'arco abbiamo fatto per le Olimpiadi. Esatto. Esatto, sta sorgendo il sole, ragazzi. Bella. Adesso vi facciamo vedere la casa. No. No, perché no? Perché non è finito il giardino. Qui è una mini piscina all'aperto, anche se non mi sarò mai visto che ne sta senza in questo posto. E invece qui ho l'area relax con un'altra piscinetta. Questo è un maniaco di piscina. Sì. Allora, lì abbiamo fatto una mini ferrovia, però non ho voglia di darla. Che scemo che sei? Questa è la nostra chiesa. Sì, una chiesa che ho costruito io naturalmente, e non questo qua. Ho costruito no, oh, cosa però l'idea te l'ho data io. Ci l'ho costruita io. Con una bella... Qui ci sono la cassa delle donazioni. Che non darà mai come nessuno. Come al vuote. E non ci possono entrare nessuno, grazie a cacchio. Però sono sempre vuote. Vabbè, adesso facciamo vedere la cupola meravigliosa. Sì, è vero. Vogliamo... Se riesco a volare forse... Voilà! Bravo! Ecco la cupola fatta d'oro. E di diamante. E la croce di diamante. Indovinate cosa c'è dietro? Un bello hotel, che bello non è, però ho fatto dal mio meglio. In Glowstone. Non sapete quanti viaggi all'interno ho dovuto fare. E la Glowstone si prende lì, se non lo fai, eh. Questa è la reception, un po' di merda, però... Però è quello che potevo fare. Vabbè, la seconda stanza non fa la vedere, tanto è uguale a questa più o meno. Sì, è vero. Ho fatto due stanze. Sono una, uguali. Ci sono praticamente uguali, però ve la faccio vedere. Ecco, aia. Voglia. E per fare star male a Matteo, visto che è una posizione scomoda, visto che sono tutte e due uguali, però... Ok. Ho dovuto usare molti materiali. Comunque, siamo aumentati tipo del... Siamo aumentati tipo di 200 visualizzazioni grazie ai miei video. Sì. Su... In Zoom Eleven. Perché le posso chiudere? Ok, adesso vi illustreremo la nostra fantastical casicol. Sì. Anche se l'ho detto in una maniera un po' schifosa. Anche a me si sta spaccando la schiena. Peggio per te, non me ne frega niente. Dobbiamo dire che noi non siamo in creativa. Non siamo in creativa. Non, capito? Capito. Non diteci nei commenti che siete in creativa, perché non siamo in creativa. Abbiamo messo in creativa solo in questo momento. Vabbè. Allora, qui abbiamo i cani, con pavimentazione in diamante, attenzione. E i cani, ho fatto accoppiare due cani. Chi se ne frega, non gliene frega dai. Ho fatto una bellissima televisione con dei divani e un tavolo riservato a me, poi a Capobastone naturalmente, a Luke4316, a uno che non conosco di nome Matti, che sono io. Esatto. E ti manda qualcosa. Snyder Wolf e Jumpy Tech. Quelli che non verranno mai da te. Esatto. E da me. Qui ho fatto un cammino invece col fuoco con la lava, perché avevo voglia. Furbo. No, perché avevo voglia. Ecco, beh, se mi trattate facciamo vedere dopo perché è una merda. No, no, non è vero, qui c'è la cucina. Ah, quello pensavo che era una torta, quella lì. È una torta. Ah, ok, no, perché... E lì c'è il cestino. Inceneritore. Vabbè, cosa cambia? Inceneritore di fuoco. E si buttano via sempre le cose. Visto che non vogliamo farvi vedere prima il seminterrato, io farò vedere come il seminterrato. Ok, tanto volevo farlo vedere proprio il seminterrato. Ah, chi se ne frega. Qui abbiamo scritto stanza dei quadri, ma l'apparenza inganna, ragazzi. L'apparenza inganna. Qui ho fatto la camera di pozioni. Culo. Già. Con tutti gli ingredienti e le mie pozioni. Incantesimi. Sì, non gliene frega più di tanto delle pozioni. Incantesimi. È uguale. Vabbè, qui invece ho la stanza cara che esca.
Cioè, lui è l'esperto di Minecraft, okay. Io sono l'esperto di Nether. Con tutti i bei skill. Dai, andiamo nell'altra stanza. Sì, andiamo nell'altra stanza che dovrei dire che è la più brutta ma la più importante. Allora, qui c'è... Entra. Qui c'è una specie di cripta. Anzi, è una cripta. Stanza del tesoro. Che precede la stanza del tesoro. E lascia all'aperta la porta. Chi se ne fotte? Allora... E non fa vedere cosa c'è dentro. Sì, invece, cioè, qui lo faccio vedere. Ragazzi, guardate qua. Oron. Sì, ci abbiamo messo un casino di tempo a trovare tutti. Ferro. Vero. Ci abbiamo messo un casino di tempo a trovare. Ok, ora vi faremo vedere il piano superiore. Ecco, non è niente di fantastico. Oh, un fatto. Piano superiore. Comunque la casa è frutto della mia idea. Tu non hai fatto un cazzo. Ecco. Sì, come no. E tu non mi hai dato nessunissima idea a parte l'hotel. E vorrei costruire in un futuro video anche una banca. Ok. Quindi iniziamo subito con le gocce. Con le anche gocce. Anche la chiesa ho progettato. Solo la chiesa. Però, e l'hotel. Okay, qui c'è il bellissimo letto. Attenzione, anche se non si può dormire realmente, non fa niente. Qui abbiamo una jacuzzi. Una bella jacuzzi. Sì, una piscina, ragazzi. Sì, tanto piove dal cielo. Qui no, non è il cielo, è il tetto. Qui sono delle lampade, no, non sono scause. E abbiamo fatto anche un bagno. Perché anche i cosi, come si chiamano quelli di Minecraft? Attenzione, qui c'è la vasca da bagno. Ecco. Il lavandino. Che sembra un piccio. E il cesso. Che anche sembra un piccio. Anche se ci dovrei mettere su una botola. Vabbè, fa niente, scusa, uno caga. Cioè, scusa, c'è uno arrivato di fretta. Ho capito, ma se uno va di fretta non è che può essere. Ho fatto una terrazza. Anche molto e nevica come al solito. E grazie al cacchio. Ok, qui ho fatto un alberello. Qua c'è SpongeBob. Ah sì, ve l'ho già fatto vedere SpongeBob. Ecco. Dei fiorellini. Sì. Adesso andiamo sul tetto, ragazzi, sul tetto, dove ho fatto un'altra piscina. Sono piscinomani. E io sono un patito della piscina. Ok, qui e poi... ho fatto la scritta Italia, questa Italia alle Olimpiadi, ragazzi, per concludere questo splendido video in cui vi ho illustrato la mia casa, non dico la sua casa, anzi non dico la nostra casa perché l'ho fatta tutta io. Con città, perché le altre due cose le ho fatte, cioè... No, l'hotel l'ho fatto io. Ok, ma ti ho detto io di farlo. La Coca-Cola l'ho fatta io. Ah bene, ok, l'ho fatto io. Vediamo poi quante visualizzazioni abbiamo, vediamo. Bene, però intanto ho fatto quasi tutto e anche la chiesa l'ho costruita io. Vabbè, mentre noi risolviamo questa piccola cosina qua, vi lasciamo e quindi ciao! Non dimenticate di dire mettete mi piace. E iscrivetevi.